Per me è un'emozione particolare perché è la prima volta che riesco a vincere una semifinale e arrivare in finale. E abbiamo fatto una prestazione buona, secondo me è stata una partita intensa, giocata sotto vari aspetti molto bene da noi. Siamo forse calati un po' al rientro dal riposo, ma siamo riusciti comunque a ribaltare la situazione, non era facile. E abbiamo giocato una buona palla a pugno, possiamo fare ancora qualcosina in più secondo me, posso ancora fare qualcosina in più, però diciamo che adesso ci godiamo, come dice Massimiliano Allegri, la vita è goderecci, adesso ci godiamo il momento e ci prepariamo per i playoff che sono il nostro secondo obiettivo. Ci siamo giocati fino alla fine e sicuramente sì, abbiamo pagato qualche errore, ma più che alla fine nel secondo tempo, perché purtroppo a me viene in mente un po' l'analogo con tutte le dovute proporzioni alla partita che ho visto domenica di Wimbledon, dove paradossalmente Federer ha fatto più punti, però ha perso e nel momento decisivo non è stato capace a gestire la partita. Noi abbiamo fatto una roba simile, 7-5-40-0 abbiamo perso il gioco alla caccia unica, 7-6-40-0 abbiamo perso il gioco alla caccia unica con loro ormai disuniti e li abbiamo tenuti in vita e quello c'è, diciamo che c'è, secondo me ci è valso il pass. Però probabilmente non era destino, ha girato tutto male, quindi faccio i complimenti a mio fratello che ha giocato molto molto bene, sono contento per lui e spero che riesca a portare a casa questa Coppa Italia. E complimenti alla mia squadra perché comunque siamo stati uniti, non abbiamo giocato benissimo, però il campo era in condizioni difficili, terreno pesante, mal tenuto, penso perché non giocando più tanto là quest'anno c'erano parecchie zolle, abbiamo fatto difficoltà sia noi che loro al salto e nulla, chi vince ha ragione, chi perde dovrebbe stare zitto, ho già parlato troppo, grazie.